come si può cambiare rotta, far cambiare rotta al nostro paese? Allora, secondo me sarà molto importante nei prossimi anni avere il coraggio di fare delle riforme radicali nel campo del welfare e nel campo della gestione della produzione industriale. In questi anni siamo stati molto timidi, abbiamo subito la crisi europea e la crisi delle politiche di austerità. Non è possibile pensare di venire incontro ai problemi del paese se non si avrà il coraggio, per esempio, di riformare il nostro welfare garantendo diritti universali anche ai precari, che oggi sono le persone più produttive nel nostro paese, che si trovano a lavorare in condizioni non dignitose e non avere alcun tipo di protezione sociale nei lunghi periodi di disoccupazione che dovranno affrontare. E altra priorità molto importante sarà quella di capire quali sono i veri settori sui quali si muove l'economia e di smettere il nostro vecchio modo di guardare alla produzione e lanciarsi nell'economia globale in maniera intelligente, in maniera mirabile. Quali sono secondo te le parole del futuro? Te ne do solamente una. Per me la parola del futuro è uguaglianza. In questi anni abbiamo costruito un sistema nel quale la ricchezza dal sistema industriale si è spostata a quello finanziario, e così facendo ha portato a una mancanza di redistribuzione fra le persone, fra i lavoratori. Abbiamo distrutto lavori, abbiamo smesso di far crescere i salari e distribuire, abbiamo arricchito, abbiamo messo soldi nelle mani di pochi. Quindi l'unica parola che mi sento di augurarci per il futuro è quella che si torni a una redistribuzione vera, fatta attraverso gli strumenti del welfare, quindi dallo Stato, ma anche un cambio di rotta dell'economia, della maniera in cui la ricchezza viene concepita e redistribuita fra le persone che abitano nel nostro paese e nel resto del mondo.